così su cui intrattenerci. In realtà le storie poi sono vita vissuta. Buongiorno a Mohamed Ali Ndiaye. Buongiorno. Mohamed Ali Ndiaye ha una lunga storia che ha raccontato in un libro già in cui titolo in qualche modo ci provoca. L'ho scritto insieme a Rita Coruzzi e lo voglio ricordare. Mi chiamo Mohamed Ali e sotto nessuno può fermarti se decidi di lottare per realizzare un sogno. Allora, intanto spieghiamo questo titolo e questa esperienza, evidentemente, che mette in gioco un grandissimo campione della box come Mohamed Ali. Sì, buongiorno a tutti, saluto tutta l'Italia, la mia città di residenza è Pontedera e Pisa. Mi chiamo Mohamed Ali. Quindi vieni dal Senegal? Sì, vengo dal Senegal nel lontano 2000, sono già 19 anni che vivo in Italia. Questo libro è stato scritto da Rita Coruzzi grazie a un giornalista, Franco Ligas, che saluto, che racconta tutta la mia storia dal Senegal fino a qui. Naturalmente in questo libro c'è un sogno che l'attraversa, perché Mohamed Ali Ndiaye lascia il Senegal a un certo punto, lo lascia però avendo acquisito un'immagine di campione della boxe. La boxe diventa una specie di porta d'accesso alla vita e anche a una soluzione della vita in una grande difficoltà come quello che poteva essere la vita quotidiana nel Senegal. Sì, per me la boxe è una filosofia di vita. Grazie a mio padre, che era quanto di Mohamed Ali, un pugile, un ex campione del Senegal, 5 volte campione del Senegal, e lui mi ha trasmesso questa passione, e il mio primo allenatore, e che mi ha dato anche il nome di grande Mohamed Ali Cassius Clayer, che mi ha battezzato nell'80 che è venuto in Senegal. Lei lascia il Senegal, va prima in Francia, poi in Italia, non credo che sia stato un passaggio facile, e poi ritrova in qualche modo la box. Sì, dal 2000 sono partito, lasciato il mio paese d'origine, perché avevo un sogno, dei sogni da raggiungere, quale diventare campione del mondo, campione d'Europa. Il mio paese non me lo permetteva, Senegal. Ho dovuto lasciare il paese venendo in Francia, e poi dopodiché in Francia, un paio di periodi un po' difficile, ho raggiunto l'Italia, dove vivevano i miei cugini. E da lì, dal 2000 fino al 2002, non avevo documento, ero nel clandestino, però ho sempre perseguito il mio sogno di diventare campione. Ho fatto il Vucompra, come si dice in Italia, il venditore ambulante, e da lì, dal 2002, ho incontrato su un treno mia moglie, una ragazza che è diventata mia moglie. Questo è un incontro importante nella sua vita, Federica. Sì, Federica. Tra l'altro il libro è dedicato a sua moglie. Certo, perché lei e i suoi figli, ovviamente. I miei figli, lei è una pilastra molto importante per me. Sposandolo subito legalmente diventi cittadino italiano, e da lì ho cominciato il mio percorso in cui la nazionale italiana mi hanno convocato e ho potuto ricombattere. Nel 2004 ho vinto l'82esimo campionato italiano assoluti, riportando la città di Pontedera sul tetto dell'Italia. E questo dopo 30 anni. Credo che abbia fatto piacere alla città di Pontedera. E anche a me. E anche a te, naturalmente, che ne è stato protagonista. Ma io le volevo chiedere che cosa si sente di dire a chi magari si trova in una condizione come la sua. Lei è partito da un paese in una condizione di difficoltà e adesso si trova integrato nel nostro paese. Se riguarda questo percorso, che cosa si sente di dire a se stesso e agli altri? Io dico sempre di non mai mollare i tuoi sogni, e poi di avere pazienza. Questa è molto importante per i ragazzi, per i giovani, per gli immigrati che ora sono qui nel nostro paese, perché io mi sento italiano anche in tutti gli effetti, di avere la pazienza e la determinazione. Nel frattempo di avere anche un punto di riferimento qui in Italia. Sì. Prego, se voleva aggiungere qualche cosa, non volevo interrompere. Sì, volevo salutare la mia città di Pontedera, quella naturalmente, e i miei soci Maria e Antonino Sabella, e Paolo Marconcini, l'ex sindaco di Pontedera, mia moglie Federica e i miei carissimi bambini e tutta la Croce Rossa di Pisa, Antonio Cerrai. E abbiamo salutato i russi. E la Rita Coruzzi, lo vorrei conoscere. Vorrei salutare Rita Coruzzi e Franco Ligas. Perché ha scritto insieme a lei, ovviamente, il libro.
libro. Mi chiamo Muhammad Ali, Muhammad Ali Ndiaye. Grazie. E adesso torniamo indietro all'Ottocento.